Il nuovo affitto è tornato a successo nel derby contro l'Atletico Poggio dopo il pari ottenuto una settimana prima in casa del Bellaria. In un comunale rinnovato, soprattutto in tribuna, il nuovo affitto è tornato ad alzare la voce con un gol per tempo, l'avvio e dei padroni di casa che già al settimo bucano la retroguardia arancione con Sebastiani che serve al centro, un invitante pallone per la corrente Mamutai che da due passi non può far altro che trafiggere Sebastiani. 1-0 e comunale che può finalmente esplodere. La squadra di D'Amato ha una timida reazione che porta alla presa facile del portiere di casa Semprini, mentre dall'altra parte si corrono grossi grattacapi quando da una punizione di Rinaldi la difesa rinvia sul piede di Baldinini, volley di quest'ultimo a sfera che si alza sopra la porta difesa da Sebastiani. Muratori, che di stare all'assunto proprio non vuol saperne, tenta il solito colpo da calcio piazzato. Sebastiani risponde presente. Il terreno, data la forte pioggia, si fa sempre più pesante e questa azione che porta al corner ospite dimostra quanto detto. Ma l'azione più insidiosa del Poggio è quella che porta allo scambio Gacovica e Zacchini. L'attaccante viene toccato da Semprini o si lascia andare? Questo è il vero dilemma. Il replay prova a chiarire la situazione. Per il direttore di gara comunque non ci sono gli estremi per un penalty. Il nuovo Firtea capisce l'importanza del successo e prima del duplice fischio cerca di congelare il match, ma tra la gioia e la realtà c'è di mezzo il palo di Rinaldi. Poggio più determinato nella ripresa, qui Semprini è costretto a sbanacciare un insidioso traversone. Poco dopo, da punizione, nasce il tentativo del pareggio. Pallone battuto da Casadei, respinto dalla barriera sullo stesso piede caldo del centrocampista che spara un'autentica cannonata a distanza proibitiva, costringendo Semprini alla risposta in calcio d'angolo. In contropiede, Muratori va via l'avversario, sarebbe lanciato a rete, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il cartellino rosso, arriva solamente il giallo. Il raddoppio del Nuova Fete è solo rimandato, perché da calcio piazzato infatti nasce la sponda di testa di Stefanelli per la corrente Cupi che in girata trova il raddoppio e il gol che manda all'inferno l'Athletic Poggio. 2-0 ed ennesima prudenza in stagione dello stantuffo giallo-blu. Alla festa vuol partecipare anche Muratori, solo esterno della rete sempre da calcio piazzato, ma l'attaccante viene atterrato poco dopo così da Pagliarani. Inizialmente viene concesso il cartellino giallo, poi il rosso al numero 4 ospite. Si chiude qui una gara che Nuova Feta conduce per una quantità impressionante di azioni create e che consegna giallo-blu quei tre punti che la rilanciano in classifica.